La riflessione di quest'oggi è sulla trasgressione. Come ogni cosa ha due volti, la trasgressione. E le cose non sono come appaiono. C'è sempre la cosa e il modo. Vediamo un po'. Uno degli esempi più straordinari di trasgressione della storia, quantomeno della nostra storia, è la trasgressione di Cristo. È anche stata molto mistificata e malinterpretata. La famosa cacciata dei mercanti dal tempio. Non è che Cristo se l'è presa con i mercanti che vendevano le cose dentro nel tempio e le hanno trasformate in un mercato. Questa è una fake news, questa è una bufala. In realtà, Gesù ha cacciato i cambiamonete e i venditori di sacrifici, perché all'entrata di ogni del tempio c'era chi vendeva gli agnelli sacrificali, e dato che per comprarli potevi solo usare la moneta sacra che si usa per appunto i sacrifici, c'erano i cambiavalute che cambiavano la moneta corrente con la moneta sacrificale. Quindi la cacciata di questi mercanti, cioè dei cambiavalute e dei venditori di agnelli, è stata la più grande trasgressione della storia di quei tempi, perché ha voluto dire cacciare, combattere la tradizione ebraica stessa. Quello, il sacrificio era la radice, una delle radici dell'ebraismo, e combattere proprio nel tempio la tradizione è stato l'atto di trasgressione più grande che si potesse compiere, tant'è che il giorno dopo di questo atto che i farisei, i sacerdoti hanno deciso di consegnare Cristo e Gesù a Pilato. Quindi pensiamo a quanto Gesù Cristo sia un'immagine per la nostra società. La trasgressione, pertanto, la trasgressione rende liberi, la trasgressione libera da ciò che è fasullo, libera da un potere corrotto o semplicemente inconsapevole, libera da una tradizione che si protrae e che è il tempo di lasciare. Non vi ricorda niente tutto ciò. La tradizione è diffusa, pervade ogni aspetto della società, ma ogni tanto si risveglia qualche anima, come direbbe Rilke, che è spietatamente gentile. E Cristo è uno di questi esempi, che rompe con la tradizione, che dice: svegliatevi signori, seguite il vostro cuore, il maestro è dentro, la capacità di riconoscere la legge e quale legge trasgredire viene da dentro. La legge non è la legge è oltre la legge. Quindi prenditi la responsabilità di riconoscere la legge interiore, di riconoscere ciò che senti giusto e agisci di conseguenza, sapendo che potrebbe avere delle conseguenze il sacrificio dell'io, la morte fisica, il Salvatore che si sacrifica per l'umanità. Metafora del sacrificio dell'io al sé, metafora del coraggio di trasgredire e di muoverti in questo terreno vergine, compiendo i passi che tracciano delle orme in un terreno mai tracciato, andare oltre, guardarti intorno e non vedere nessuno e sentirti solo e solo nella tua scelta.
Sarà giusto o sarà sbagliato? Sarà vero quello che sento oppure no, anche se tutti dicono il contrario? Questo è un momento topico, un momento di quelli. Vediamo un po'. Dove siamo? Vediamo un po'. Quanto siamo in grado di metterci in gioco? Trasgredire alle leggi del mondo per non trasgredire alla legge, la legge interiore, la legge divina, tra virgolette, la legge del sé.